come cittadino evidentemente presente qui, veramente di cuore ringraziamo di vedere gli amministratori. Come percorso del forum, da anni abbiamo capito un concetto fondamentale, secondo me, ed è diventata la nostra crescita essenziale. Su questa questione insistono tre soggetti fondamentali e indispensabili: noi cittadini da un lato, gli amministratori dall'altro, che sono poi infatti la nostra espressione, e i lavoratori del settore, coloro che sì, veramente quelli hanno la conoscenza del fare, o meglio di come farci arrivare un servizio a noi cittadini. Oggi qui è presente la componente amministratori. Una riflessione: qualche sera fa io sentivo Gino Strada, il quale diceva una cosa molto importante secondo me, e a cascata ci sta tutta dentro la nostra questione, quando diceva: hanno chiamato gli ospedali aziende. È una bestemmia nel senso proprio letterale della questione. Come si fa a chiamare qualcosa che è della vita della persona un processo aziendale? E a me è venuto subito il pensiero che stava parlando anche delle nostre questioni di fatto, perché di fatto noi possiamo, come dire, chiamare privatizzazione, servizio pubblico. Il concetto di base che noi tutti insieme, voi come amministratori, ma noi sicuramente come cittadini, abbiamo capito: un problema di buona amministrazione, di amministrazione onesta, di amministrazione capace, di amministrazione non corrotta, di amministrazione dialogante, di amministrazione che cerca le soluzioni migliori, ma è lei che vive insieme al cittadino alla ricerca della soluzione, si è spostato, camuffandolo con altre questioni. Si è uscito dal concetto fondamentale appunto della pubblica amministrazione con le capacità di fare, di organizzarsi e di rispondere. E in questo processo passa per gli amministratori e da cittadino qui un messaggio fondamentale. Voi in qualche modo conoscete, diciamo, questo fronte di Aprilia. Noi veniamo da un convegno della settimana scorsa, c'era il sindaco di Corchiano, poi c'è stato padre Alex Zanonelli che forse ha volato, io dico forse ha volato troppo alto, ma ci ha fatto comprendere un senso. Noi come cittadini non abbiamo lasciato più le deleghe a nessuno, cioè noi ad aprile abbiamo sottratte le deleghe agli amministratori, le abbiamo sottratte. La politica non risponde, abbiamo capito che il cittadino si organizza, sottrae quella delega che ha dato alla politica, esercita da solo e tante cose può fare esercitando. Ma questa non è una cosa che deve avvenire dovunque, perché questa è un'usurpazione delle nostre funzioni rispettive. Però diventa necessità molto spesso, e in questa questione diventa necessità, e in questa questione diventa democrazia, guardate, perché la questione aberrante che poi c'è dietro questo concetto, io dico malato, di non saper riformare sì la pubblica amministrazione, sì il pubblico, ripensarlo, riconcettuarlo. C'è un'aberrazione che si pensi di far fare qualcosa a qualcun altro, e a quel punto il cittadino, come dire, si rivolge al sindaco: ma io non amministro, cioè la società chiama il call center. Signori, da cittadini noi avvertiamo una cosa, certo difficilmente la possiamo rivolgere a voi qui che siete oggi, ma ai vostri colleghi ditelo, ditelo, perché le Aprilie nei prossimi anni futuri non saranno una, non saranno 100, saranno 100.000. Le persone crescono, le persone arrivano a un grado di esasperazione, ma non esasperazione intellettuale, che poi capiscono che la delega viene tolta. Se tanta gente oggi non va a votare, non ci andrei neanche io, perché se su queste cose fondamentali io non posso trovare le risposte in quelli che ho delegato ad amministrarci, voi capite, io lo dico sempre con grande provocazione dove intervengo, come cittadino dopodomani non voglio più entrare nella cabina elettorale, perché non mi serve.
quasi quasi vorrei poter avere il diritto di voto per gli amministratori delegati, esattamente il concetto che esprimeva il sindaco di Anghiari: se tanto mi dà tanto, andiamo a votare per gli amministratori delegati, che ci servono più i sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori. Ecco perché noi diciamo che nella questione dell'acqua si gioca un ruolo fondale di democrazia, così come si, io credo che siamo arrivati a un punto limite, siamo arrivati a un punto fondamentale: o la politica è quella sì che viene, perché la politica cresce dai territori, è da lì che nasce, o la politica ritorna alle sue funzioni primarie, oppure noi da un lato e voi insieme a noi, poi di fatti ci siamo giocati tutti. Se la politica oggi è la politica di chi ha il consenso attraverso le lobby, e c'è questo, come dire, tenersi in piedi a vicenda, le lobby, la politica, le lobby, e tutto finisce in questo affare, qualcuno forse non lo ha capito, ma gli anni futuri vedremo, non ha capito che una grande fetta di cittadini e di cittadinanza oramai si è allontanata, è lontana, ed è quella fetta che aumenta, e quella fetta dice e dà un messaggio fondamentale: non durerà a lungo, i cittadini evidentemente non possono fare altro che auto-organizzarsi, e non è questo, però va detto con onestà e credo intellettuale bisogna riconoscere, non è voler usurpare il ruolo degli amministratori e voler riempire un vuoto, perché non servono più, nel senso che siete stati svuotati di tutto e allora non servite più a rappresentare quello che diceva qui un sindaco. Mi sento forte perché non sono io che faccio, è la gente che mi dice, sono le persone che mi dicono, avverto, sento, tasto il polso. Quando un sindaco capisce una cosa fondamentale, che è lì per esercitare una delega che interpreta un sentimento, se finisce questo legame è finito tutto. E allora il messaggio forte che credo da cittadini noi lanciamo nella nostra esperienza di aprile è questo: ditelo, ditelo ai vostri amici che, come dire, io leggevo qualche critica pure ad Alex Zanotelli sul giornale l'altro giorno, ditele ai vostri amici che non sembrano volare alti, perché il tempo di volare basso prima o poi finisce, e la politica è tale se riprende il suo ruolo, altrimenti non ci ritroveremo né come amministratori né come dici, ci sarà un vuoto che ci allontanerà, ma quel voto non si colma facilmente, e evidentemente su questo non sarà una la briglia, e questo noi lo diciamo forte a tutti i gestori. La esperienza di Aprilia, che si mette di traverso verso una multinazionale Veolia senza paura, con timore ma senza paura, perché con ragione capisce che deve fare questo ruolo, guardate, non risolveranno, perché potranno convincere qualche sindaco, ma poi bisogna arrivare con i cittadini e sui cittadini, è lì il terreno di scontro, sui cittadini. Quindi ditelo a questi amministratori quello che stanno rischiando, e questo perché è fondamentale in questo che noi stiamo facendo, è una vera e chiara lotta di democrazia, o lo capiscono oppure loro, non domani, non dopodomani, ma forse più in là, siamo pronti, noi staremo qui, sono destinati evidentemente a non esserci in questa sala, forse è il caso che inizino oggi a venire insieme a noi, piano piano, a capire, e poi tutti insieme vedrete che ce la faremo, tre componenti, noi, voi e i lavoratori del settore, grazie.